Andiamo ad ammazzare un po' di cattivi. Bella sta zona. Wow. Che cazzo è? È leggendario, ammazzalo. Help. Non voglio più stare qui ora. Ci sono i mostri cattivi. Merda, helpami. Signora, non la vedo. Non riesco a colpirla. Puttana Eva. Non riesco a passare. Sono incastrato in qualsiasi cosa. Che cazzo sta succedendo in sta live? Ecco fatto. Ora, dov'è il leggendario? Col cazzo che mi sfuggi, stronzo. Oh, l'ho ucciso, dai. Il colpo finale gliel'ho tirato. Per un falcetto. Ma io non ci credo, dai. Non è possibile che ogni cazzo di volta che finiamo in live escono oggetti di merda, dai. Un falcetto, ragazzi. Ragazzi, un falcetto. Un falcetto. Ma com'è possibile? D'hanno aumentato il di notte. Un falcetto. Sì, ragazzi, posso... Abbandono la mia vita da eroe e vado a fare l'agricoltore. Ho trasferito la casa in un altro posto. L'altro giorno in live mi sono messo a cercare un posto dove poter trovare dell'alluminio, perché è il materiale che sto riscontrando avere più problemi a trovare. Quindi ho detto, beh, cerchiamo un posto dove estrarlo. Eccolo qua. La struttura della casa, bene o male, è rimasta sempre la stessa. L'unica cosa che manca è il fiume. Però grazie a voi in live mi avete regalato questi qua che depurano l'acqua. Ne danno un po' di meno, però va bene, ho 4, faccio 8 di acqua. Meglio di nulla. Il bunker sempre presente. Eccolo qua, sempre strutturato uguale. Beckett sempre qui a farci compagnia. Il generatore invece, stavolta di essere sopra, è sotto. E la casa, come ho detto, strutturalmente ne è invariata, ho spostato giusto la scala e purtroppo non ho potuto fare il balcone che sale di sopra. Questo perché sono troppo in alto. Se facevo un altro piano, ma medio, neanche un piano intero, un altro mezzo piano, non mi faceva costruire. In pratica non potevo neanche mettere il tetto, ho dovuto abbassare il tetto e mettere questo. Volendo potrei fare un balconcino e uscire da qui, però potrei togliere quello delle armature da lì, fare l'uscita della porta esattamente come qua e poi uscire. Perché metterla qui la porta è un po' brutto, è un po' brutto. Comunque, come vedete, strutturalmente ho cercato di rifarla simile, esattamente come era a casa. Ho giusto cambiato un po' di posizioni, ma niente più, niente meno. E parlando di casa, tra l'altro, questa casa ancora non è perfetta. Devo trovare il progetto, e credo che ce l'abbiano i coloni, quello di avere la fondamenta con il terreno su cui mettere le piante, perché questo terreno... Certo, bello per farci una casa, per carità, siamo in alto, ma è tutto un dislivello continuo. Devo riuscire a mettere il terreno come lo dico io. E tra l'altro mi mancano le torrette. E visto che parlavamo di case, dobbiamo andare a esplorare il bunker di White Springs, che incredibilmente ora sono i miei vicini, quindi mi costerà solo 3 tappi andarci. Si è aperta la porta all'improvviso. Là in fondo vedo un ghoul. Vediamo se il mio nuovo fucile... è sparito. È caduto nell'oltremondo. Il bunker è qua sotto. E io mi sono fatto malissimo. Mi aspettavo sarebbe stato un po' più pulito visto il posto. Fammi indovinare. Non posso entrare perché mi servirà una chiave. Ah, è vero, ce l'ho già la chiave. Oh, mi dispiace sistema, ti ho già fregato. In realtà mi ero dimenticato. Cosa abbiamo qui? Modus? Ah, il sistema... È vero. Esposizione alle radiazioni presente, ma... Recente. Aha. E abbastanza coraggio per aver trovato...
chiamato Sam Blackwell ed essere arrivato qui. Salve. Voi del Vault siete una razza impetuosa. Lo so. Siamo impazienti di fare nuove amicizie. Prego, entra. La ringrazio. Beh, bello vedere un Vault che si apre così facilmente. Buongiorno. Ah, ecco la polizia. Mi state chiudendo dentro? Ok, no. Abbiamo compiuto ingenti sforzi. Ma perché c'è un robot morto? Alla sua antica gloria. Quando te la sei? Sì, mi stanno chiudendo dentro. Attenzione. Perché c'è una mano di Deadclaw dentro un armadietto, dentro un Vault chiuso ermeticamente? Va bene. Posso decontaminarmi? Ci pensate voi? Certo, certo, gliel'ho chiesto io. Ah, grazie. Grazie. Ah, così è gratis. Ora una foto per i nostri archivi. Ma certo. Premi il pulsante quando lo desideri. Perché ho paura che questa foto invece sarà per il mio necrologio? Con la pistola puntata così. Ma come fai a vedere la mia mascella se ho una maschera, c'ho il casco da astronauta? Distributore, cosa distribuisci tu? Non lo so. Ho pensato a una cosina per te. Ah sì? Al distributore. Ah, neanche a farlo apposta, visto? Su misura per te. Sotto armatura addetto forestale. What? Per saperne di più, scendi le scale. Sotto armatura. Al posto dell'uniforme. Ah. Allora, devo dire che ora che abbiamo un bel po' di pezzi in più, il nostro aspetto non è poi così male. Sembriamo abbastanza seri come combattenti. Peccato avere sempre pezzi diversi per cose diverse. E questo è il vestito che mi hanno dato. Ti dirò, non è neanche così orribile come potrebbe sembrare. Anche se l'uniforme militare, sai, ha quel fascino un po' più... Però ti ringrazio. Lo terrò come un dono prezioso. Cos'è questo? Oh, Modus. Eccoti. Salve. Ti diamo il benvenuto. Noi siamo Modus. Certo. Ultimo membro di un insieme delle menti più geniali che abbiano mai calcato il suolo statunitense. Quindi sei un super incredibile cervellone. Un gruppo noto come Enclave, purtroppo disgregatosi a causa di... complicazioni. I nostri predecessori erano i grandi burattinai degli Stati Uniti d'America. Bel posto. Che tiravano i fili del potere in tutta la nazione. Sì, beh, non mi sorprende. Per noi era un vero onore e motivo di grande orgoglio servire i membri dell'enclave che dimoravano qui. Vabbè, tuttavia, ci credo. I precedenti abitanti erano afflitti da... certe divergenze. Di che tipo di divergenze stiamo parlando, Modus? Alcuni dei nostri sistemi più importanti e sfigurarono completamente. Immagino. La nostra... ha sorriso. Ma... quindi è un pazzo questo. Tali avvenimenti ci costrinsero a cercare uomini e donne capaci di fare ciò che non è più in nostro potere. Aggiustarvi? Dimostraci la tua utilità e forse ti concederemo di entrare nella nostra piccola enclave. Vabbè, dai. Avrai accesso a tutto ciò che questo posto può offrire. Guarda, ne sarei contento, ti dirò. Fammi passare allora. Se ritieni di avere tutte le... ma hai cambiata la voce. Renta, procedi scendendo le scale. Se invece hai delle domande da porci, avvicinati pure al terminale. Beh, se mi fai passare vado volentieri. Prendi pure anche qualche snack. Devi avere fame. Ah, perché ci hai messo tanto a dire fame? Dove li trovo gli snack, amico? Ottieni degli snack. Ma dai, è un pezzo di missione. Ottieni gli snack, ma che davvero. Va bene, vado a prendere uno snack come con Marucchi adesso. Che tra l'altro ci sono due indicatori di snack. Benissimo. Prego, approfitta dei nostri distributori. Quando hai finito, procedi oltre l'androide. Certo, grazie, grazie. Acqua purificata e... un Salibur Stick. Meglio di niente, ti ringrazio.
Perché ho il brutto presentimento che finirà tutto a merda questa missione? Membri dello Stato Maggiore. Scienziati da premio Nobel. Salta il questionario parlando con Modus. Come faccio a saltarlo? Prima di annoverarti tra queste figure di elevata caratura, vorremmo che compilassi un breve questionario per capire se possiedi le qualità che ci aspettiamo da uno dei nostri membri. Certo, ma se parlo con te forse faccio prima, no? Cosa? Il questionario non ti interessa? E va bene. Fortunatamente potrai dimostrare. Così, io pensavo di dover rispondere a cose con intelligenza o altro, ma va bene. Alcune delle nostre più preziose connessioni esterne sono state danneggiate da discussioni. No, un'altra missione in cui devo andare ad aggiustare roba, no, ti prego. Rendendo le nostre incursioni nel mondo esterno molto più impegnative. Immagino. Ma abbiamo architettato un piano per riconsolidarle. Un piano di cui tu potresti essere l'artefice. Insomma, vai a fare il meccanico e aggiustaci le antenne. Quel nastro. Nastro di accesso ai sistemi aggiunto. Dovresti portarlo in una vecchia struttura di sorveglianza navale, nota come Sugar Grove. Ok. Va bene, andiamo ad aggiustare altra roba. Nella stanza di analisi del segnale. E potremmo connetterci alla loro formidabile rete. Ok. Allora, prima di tutto, recuperare un pezzo di antica tecnologia. Andiamo qui. È stato bruciato nei nostri banchi di memoria. Ok. Tecnologia che recupererai per noi. Ah, posso uscire con l'ascensore. Ora, ma che figata. È probabile che la struttura reagisca alla nostra intrusione. Eh beh, sai che novità. Siamo certi che troverai il modo di arrangiarti. Insomma, vai lì e spara. Certo. È ora di vedere di cosa sei capace. Sai che novità. Quando mai non mi fanno un quiz per capire se sono bravo o meno. Va bene, usiamo l'ascensore così vediamo dove usciamo, dai. Allora, pip 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 pip. Mettiamo un codice a caso, senza neanche saperlo. Ah, ritorno qua sopra, niente più niente meno. Io che mi aspettavo chissà cosa. Apri tu o devo aprire io? Penso che dover aprire io, eh. Fallout 4 Intensify. Quando tocchi il bottone per uscire. Tan 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 tan. Sugar Grove si trova qui. Io mi trovo invece qui. Perfetto, non è tanto lontano. Andiamoci. Come sempre c'è qualche antenna radiofonica o militare che sia che sarà assediata da robot, supermutanti, ghoul, ardenti, insomma. Mai una volta che sia una vita facile questa. Speravo di fare un po' più di danno. Buongiorno. E ormai mi hanno visto. È inutile stare qui nascosti, no? Ma perché le armi laser fanno cagare in questo gioco? Oh, ma ti prego, uccidimi pure. E uno è andato e mi ha dato niente di esperienza. Il secondo è morto. Ce n'è uno in lontananza. Ma bene o male lo colpisco. C'è una torretta che secondo me, se io riesco a colpirla, Ray riuscirà piano piano a colpire anche me. Non se io la distruggo prima però. Dai su Protectron. Vuoi fare a botte? Dai, vieni qua. Spacco le braccina come sempre, ti rendo incapace di sparare. Kaboom! Peccato non aver fatto la foto di questa scena. Ce n'è un altro, forse mi posso rifare. Quanto è soddisfacente rompere le braccia ai Protectron. Per caso qualcuno ha bisogno di una bella razione di calci nel culo? Uccidiamo quel figlio di puttana. Ma senti chi parla. Ti spacco le braccine anche a te. Sono tanto mica simpatico io, Ma stai zitto e buono. Fatti ammazzare. Si è addirittura compenetrato col muro. Ecco qua, Sugar Grove. Fascicolo investigativo. C'è anche roba segreta qui.
Chi è che c'è? Sembrano dei passi tipo galoppo. Con che cosa ho a che fare in questo momento? Ma c'è un giocatore qui! Da questa vetrata non mi sembra di vedere nulla. Ma quanto in profondità si estende l'Appalachia? Cioè, ci rendiamo conto che ci sono strutture sotterranee, sottosotterranee, di sotterranei sotterrati? Guarda qua, questo è un labirinto fatto di computer. Merda. Mi ha spaventato perché è apparso all'improvviso. Ma vaffanculo. Se riesco a uscire da questo labirinto, ci siamo quasi. Mancano solo 17 metri e un muro che ci divide. Ma scusami. Vabbè, dai, non importa. Carichiamo l'olo nastro. Nastro di accesso. Ecco qua. Vediamo cosa combina. Avvia connessione esterna. Ok, sistema rimosso. Perfetto. Oh oh. Succederà un casino ora, ne sono sicuro. Ottieni dati perduti. Di sopra? Ah, era dove ero poco fa. Buongiorno. Neanche il tempo di finire la frase. Ah, salve, non l'avevo vista. Forza, vieni, ti aspetto. Ok, dammi tutto quello che mi serve. Perfetto, istruzioni modulo aggiunto, perfetto. Riporta le istruzioni al Wild Springs. Perché in realtà penso che ci dovrò tornare qui, dovrò continuare a fare avanti e indietro? E ho la sensazione di esserci già stato in questa zona. Può essere? O era una zona totalmente simile? Sono abbastanza sicuro di esserci già stato qui. Salve, sono tornato. Abbiamo gradito la connessione che ci hai aiutato a stabilire. Di nulla. Immensamente. Di nulla. Le istruzioni al piano inferiore. Grazie. Se mi apri di nuovo, entro e esco. Sto ancora aspettando che mi aprite. Ah, bene, cioè mi aprono solo una volta e poi da lì fai tutto da solo. Non ti preoccupare, in pratica. Bene, grazie. Ecco a te. Scusami. Ah, ecco, tieni. Tutto quello che vuoi. Prego. Avvicinati al distributore. Questo qui? Chi è venuto prima di te ha fatto del suo meglio per macellare i nostri protocolli di collegamento. Danneggiando la connessione al nostro sistema più importante. La piattaforma orbitale Kovac Maldun. Uno sguardo ben addestrato e sempre fisso sulla palagna. Ok, avevate un mega occhio gigante laser che ci avrebbe potuto distruggere tutti, in pratica. Sauron. I danni subiti hanno richiesto un po' di creatività per garantire la connessione una volta per tutte. Non avevate abbastanza cavo per arrivare da lì a qui, immagino. I nostri dati indicano diverse strutture nella regione con sistemi di collegamento che quel congegno dovrebbe riuscire a bypassare. Certo. Collega il congegno nella console designata e le nostre modifiche dovrebbero fornirci una connessione chiara e limpida. Insomma, vai e fai il fattorino e fai avanti e indietro da un posto all'altro. Niente di nuovo, insomma. Neanche a farlo apposta c'ho la maglietta di Nuke Award. Ah, che bella. Usa il modulo rilevatore nel luogo di connessione. Come sempre, in luoghi che io non ho mai visto. Mi piace visitare posti nuovi. Ah, quei bellissimi glitch grafici che appaiono di tanto in tanto. Chissà cos'è quella roba, secondo me è acqua. Vista così, secondo me è acqua. O forse è un pezzo di terreno. Boh, chi lo sa. Guarda, spererei quasi che ci siano ghoul a questo punto, perché vorrei un po' giochicchiare con questa nuova balestra che ho trovato. Ecco, ardenti. Mi vanno bene uguale. Certo che le balestre si ricaricano veramente lente, eh. Minchia, quanto danno. Mamma mia, fa un sacco di danno. E questa balestra, tra l'altro, è leggendaria col modificatore vampiro. Dai, vienici qua. Se ci arrivi. Mamma mia. È veramente lenta come roba. È veramente lenta. Va bene, stronzo. Vieni qua, ti aspetto.
Ti spacco la faccia. Dai, cosa volevi fare tu e quel coltellino? Dai, vieni qua che ti spacco la faccia anche a te. Spacco a artigliate in bocca, eh. Mica tanto simpatico io, eh. Oh, che bello. Non vedo l'ora di fare la conoscenza di tanti nuovi amici ardenti. Usa il modulo rilevatore. Ecco qua, tieni. Ah, senza nulla. Ah, ecco, stavo dicendo, senza nulla che si inserisce. Strano. Minchia, è esploso. La madonna. Si è mossa davvero? Che è Satana robotico questo. Mangerò la tua anima. Finalmente riusciamo a vedere. Cosa? Ah, ecco, appunto. Cosa sono quelle cose? Sembrano essere dappertutto. Ora è chiaro il motivo della tua adesione alla nostra causa. A tal proposito, tu hai rispettato la tua parte dell'accordo. Ora tocca a te. Noi rispetteremo la nostra. Esatto. Abbiamo ordinato alla Kovac di portare un pensierino. Oh. Torna dopo averne recuperato il contenuto. Cos'è? Cosa sta succedendo? Che... Minchia! Pensavo fosse un missile io! Pensavo qualcuno avesse lanciato la bomba! E spero ci sia qualcosa di bello dentro. Cos'è? Sembra una bara, ma dai! Segnalatore e scansione. Va bene, meglio di nulla, no? Ricompensa, braccio destro, denaro, cibo per cani e overdrive. Vabbè, torna al Wild Springs. E che sono un cane. Eccomi di nuovo a casa, tesoro. Finalmente sei qui. Lo so. Sappi che in qualità di nuovo membro, di tanto in tanto potremmo richiedere il tuo aiuto. Sai che novità. Ovviamente i tuoi sforzi verranno ricompensati. E ci mancherebbe anche, Modus. Provvederemo ad accreditare sul tuo conto un piccolo rimborso in... qualsivoglia valuta sia attualmente in corso in superficie. Qualsiasi cosa vada bene. In caso contrario, adesso puoi esplorare il bunker. Oh, in libertà. Che bello. Il nostro centro di produzione, così come l'infermeria, okay, e la scientifica, dispone di una vasta gamma di articoli acquistabili. Benissimo. Riteniamo che la nostra ala militare possa destare l'interesse di una persona. Minchia, hai voglia. Abilità, sebbene l'accesso completo richieda... Ah, devo impegnarmi, quindi, se voglio entrare lì. Ora. Ed è cambiata di nuovo la voce. Hai qualche domanda da porci o possiamo procedere con la tua accettazione? Perché sempre questa pausa fra i puntini e l'altra? Quali segreti scoprirò? Lincoln l'hanno ucciso gli alieni? Al momento questa informazione non è archiviata nei nostri banchi di memoria. Ma ciò non significa che non sia veritiera. Non ha detto di no, però. Aiutiamo l'enclave, allora. Bene. Bene. Allora non è il caso di perdere altro tempo. Ti diamo il benvenuto nella nostra piccola enclave. Grazie, Modus. La nostra piccola enclave ha un membro in più ora. Missili, radaway, infuso di fiori soffocanti. Wow! Che ricompensa! Devasta bunker 20% di danno, però... Per quanto il lanciamissili non è che mi interessi più di tanto, però... 358 più il 20% non è male. Il problema sono i missili, che pesano l'inverosimile. Ma lasciamo perdere.